Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech e finalmente video registrato interamente con la mia Sony Alpha 5100. E a proposito, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché a me questo corpo macchina sta piacendo davvero tantissimo. E a prova di ciò trovate la mia pagina Instagram, chiocciola Pringy Luca Tech, dove ho pubblicato tantissime foto scattate direttamente con questa macchina fotografica, ma trovate il link qui sotto in descrizione. Direi di passare al dunque però con quello di cui parleremo oggi, che non è questo bellissimo drone che sta alle mie spalle, nemmeno il mio Mac e nemmeno questo bellissimo quadro che ha realizzato la mia ragazza, ma parliamo di applicazioni. Sì, tre applicazioni per il mio iPhone X e tre per il Mac che sta lì alle mie spalle. Quindi ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Ho deciso di realizzare questa top applicazioni, 3 per il mio iPhone e 3 per il mio Mac, che è un po' il continuo di un video che ho fatto davvero tanto tempo fa e vi lascio il link qui in alto a destra, dove vi portavo, mi sembra, 5 o 10 applicazioni per il mio iPhone 6S. Un video realizzato moltissimo tempo fa con la mia Canon EOS 1100D e ragazzi, quel video è davvero la storia di questo canale. Ma direi di partire adesso con le 3 applicazioni per il mio iPhone X, di cui una è un gioco e ho deciso di portare un gioco per ogni classifica di questo video e vorrei portare un video del genere al mese. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e iniziamo subito. Ed eccoci qui ragazzi, ho creato una nuova pagina con solo le 3 applicazioni di cui voglio parlarvi oggi, perché non mi andava di spoilerarvi magari qualche applicazione che vi mostrerò in futuro. Direi infatti di partire con la prima, ovvero Magic Plan. Questa è un'applicazione davvero interessante perché ci dà la possibilità di creare delle piante e di rilevare delle misure, quindi ragazzi davvero un'applicazione ben fatta e davvero funzionale. Infatti andando qui e cliccando nuova pianta possiamo andare tranquillamente a creare una nuova stanza tramite vari rilievi. Infatti la prima opzione è rileva tramite una fotocamera. Questa opzione è davvero interessante perché scegliendo una stanza e inquadrando qualsiasi cosa, beh, adesso mi risulta un po' difficile, ma magari vi lascio qualche clip qui in sovraimpressione mentre io cerco di rilevare qualcosa. E ragazzi, devo dire che funziona davvero una meraviglia. Inoltre, oltre a creare una nuova stanza tramite il rilievo fotografico, possiamo andarla a creare tramite una stanza quadrata e quindi andiamo noi a disegnare e a individuare i metri per quanto riguarda le dimensioni, forma libera, importa e traccia. E ragazzi, devo dire che questa applicazione è fatta davvero molto molto bene, perché inoltre ci dà la possibilità di salvare tutto in cloud tramite un account che, come potete vedere, è gratuito. Quindi ragazzi, davvero un'applicazione super interessante. Seconda applicazione di cui oggi voglio parlarvi si chiama Air Race 2. È un'applicazione creata da Red Bull, è un gioco più che altro che ragazzi ci dà la possibilità di volare con questi aerei che sono strepitosi. Sono degli aerei da, praticamente, non so come meglio spiegarvi, da acrobazia, e ragazzi mi piacciono un sacco. Adesso sto andando a fare un giro di prova, ho abbassato il volume perché non volevo creare disturbo alla mia voce, e ragazzi devo dire che è davvero bellissima. Adesso vi faccio vedere giusto un giro di prova, così per farvi vedere quanto è bello. Come potete vedere alla mia destra ho l'acceleratore e tramite l'inclinometro del mio iPhone, l'accelerometro ovvero, scusatemi, posso andare a girare il nostro autoveicolo. Ragazzi, devo dire che è davvero bellissimo e mi piace tantissimo. Adesso magari stacco, altrimenti entro in fissa e smetto di registrare questo video solo per continuare a giocare, e quindi lasciamo perdere. Ragazzi, questa applicazione mi piace un sacco perché inoltre io sono in fissa con Red Bull, amo la Red Bull, amo la loro filosofia, e quindi è un'applicazione azzeccatissima per quanto mi riguarda. Terza ed ultima applicazione di cui voglio parlarvi per il mio iPhone X si chiama LifeSum. Qualcuno di voi la conoscerà sicuramente, io ci sono in fissa da ormai oltre un anno e ragazzi sono letteralmente innamorato di questa applicazione. In questo momento che voi vedete zero mangiato, zero bruciate, è solo perché oggi è una giornata per me di pausa e quindi voglio assolutamente annullare tutte le chilocalorie e tutte le cose che vado a calcolare praticamente ogni giorno. Ma come vi dicevo, questo praticamente è un calcolatore di chilocalorie. Infatti voi tramite il vostro metabolismo basale potrete tranquillamente andare ad inserire le chilocalorie che assumete giornalmente tramite la colazione
colazione, il pranzo, la cena, lo spuntino, e potete andare a ridurre quelle che avete mangiato tramite l'attività fisica. Inoltre ci sono tutta una serie di traguardi che sono davvero interessanti, che magari voi potete impostare, e ragazzi, davvero interessante e fatta davvero molto molto bene. Qui abbiamo il controllo della verdura, il controllo della frutta e il controllo del pesce. Inoltre c'è un contatore per la carne rossa, che come sappiamo non fa proprio benissimo. Beh ragazzi, con le applicazioni dell'iPhone abbiamo finito e quindi passiamo al Mac. Le tre applicazioni per iPhone che avete appena visto sono totalmente gratuite e vorrei mantenere un po' questa linea, perché le applicazioni gratuite sono facilmente scaricabili e vi lascio il link di tutte le applicazioni qui sotto in descrizione, ma direi adesso di passare al Mac, che ci sono molto meno applicazioni per quanto riguarda il titolo gratuito, ma qualcosa sono riuscito a trovare, quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamolo a vedere subito. Ed eccoci qui ragazzi, direi di cominciare immediatamente entrando nel Launchpad. Infatti le ultime tre applicazioni sono quelle che vi porterò in questo video. Purtroppo qui non ho potuto creare un'altra pagina a parte, perché insomma dovevo estrarre tutte le altre applicazioni dalle cartelle, un po' un casino, e ho preferito fare in questo modo. Direi di partire però immediatamente con la prima applicazione. Questa si chiama ChargeBerry ed è un'applicazione essenziale per quanto riguarda sul mio MacBook. Infatti essa va a determinare lo stato della nostra batteria. Come potete vedere, in questo momento la batteria è al 100% e in ricarica. Se vado a scollegare il caricatore, essa si cambia direttamente l'immagine lì, e come potete vedere si differisce un pochino. Inoltre va a visualizzare lo stato di salute della nostra batteria, che in questo caso è su good e quindi è davvero ottimo, e possiamo andare a visualizzare tutta un'altra serie di informazioni come le battery info, dove andiamo a vedere le temperature e tantissime altre cose. E quindi ragazzi, davvero un'applicazione che per quanto mi riguarda è essenziale. Come potete vedere, potete impostare che l'applicazione si apre automaticamente all'accensione del Mac e tantissime altre impostazioni come la notifica di quando arriva al 90% e quando arriva al 10%. Queste notifiche sono personalizzabili e quindi ragazzi, davvero un'applicazione completa che io consiglio davvero a tutti. Seconda applicazione, parliamo di un gioco. Beh, come ben sapete sicuramente anche voi, i giochi sui Mac non sono un granché. Eh sì ragazzi, però questo gioco mi ha colpito tantissimo. A parte per quanto riguarda la pubblicità, che purtroppo è presente ormai su tutti i giochi, beh ragazzi, questo gioco che si chiama Battle of Ship, beh, come potete vedere, ecco qui, è partita la pubblicità che io odio assolutamente e magari vi taglierò in questo video. Ok, pubblicità annullata, direi adesso di andare anche a ridurre l'audio e tutto in modo da non creare disturbo durante la registrazione. Vado a fare subito gioca, possiamo giocare sia online, ma ci sono davvero pochissimi giocatori, come potete vedere in questo caso 7, e io gioco la maggior parte del tempo in offline. Beh, questo non è altro che un gioco di battaglia navale però con dei quadri che ragazzi sono davvero super interessanti. Possiamo andare a inserire tutte le nostre navi nel modo più strano e particolare, e ragazzi, io sono sempre stato innamorato di battaglia navale, mi è sempre piaciuto tantissimo, e come potete vedere ho posizionato le mie barche e adesso vado tramite questa grafica 3D a visualizzare dove voglio sparare. In questo caso sparo qui, tanto per, è una prova, e ragazzi devo dire che la grafica è davvero ottima, mi è piaciuta tantissimo. Come potete vedere lui già mi ha beccato e quindi il turno dell'avversario si raddoppia e mi sta letteralmente distruggendo. Beh ragazzi, però direi di lasciar perdere, perché già ho perso praticamente all'inizio della partita, e quindi lasciamo perdere. Terza ed ultima applicazione di questo video, parliamo di Polar Photo Editor. Questa è la versione Lite, ma c'è anche la versione a pagamento. Adesso la andiamo a mettere a full screen in modo da poter visualizzare al meglio tutto quello che riesce a fornirci questa applicazione. Apro una fotografia che avevo già preparato in precedenza e ragazzi, sostanzialmente questa applicazione non fa altro che modificare foto. Modificare foto però in un modo davvero straordinario, perché abbiamo tutta una serie di regolazioni che ragazzi sono assolutamente straordinarie. Infatti possiamo andare a regolare la temperatura, la tinta, la brillantezza, l'intensità, tutti i dettagli di luce, i dettagli, la vignettatura, l'HSL, che non so assolutamente cosa sia in realtà. Vediamo un po'. No, non mi piace come
impostazione, possiamo andare a vedere le curve, le tonalità, insomma ragazzi, davvero tantissime impostazioni per modificare le vostre foto in maniera davvero super rapida. Potete andare ad inserire anche dei testi, delle forme, insomma ragazzi, che dirvi, questa applicazione io la consiglio tantissimo per chi vuole fare editing foto senza saper utilizzare Photoshop, che è un'applicazione molto più complessa, con molte più funzioni e molto più professionale, ma soprattutto a pagamento. E siamo arrivati alla fine di questo video. Io sono molto dispiaciuto perché amo realizzare video per voi, amo mettermi qui con la mia telecamera e registrare questo tipo di video. Infatti fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di creare questa miniserie da portare mensilmente, costantemente qui sul mio canale YouTube, e magari creare anche altre miniserie. Quindi ragazzi, io non faccio altro che salutarvi e dirvi che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale, lasciare un bel like per farmi crescere, seguirmi su Facebook, Instagram soprattutto, e anche su Twitter. E vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.